Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. In Europa non ha avuto grande fortuna, ma la sua popolarità in Argentina vale almeno quanto quella di Leo Messi. In carriera ha realizzato oltre 300 gol da professionista e una serie interminabile di record, emozionando un paese intero con le sue peripezie al limite dell'impossibile. È il loco, è il pazzo, è il titan, il titano, è l'ottimista del gol, non avete bisogno di traduzione, è l'ombre de película, una vita da film, San Martín, che è il suo nome di battesimo, perché il cognome è Palermo, non è un numero 9, è un centravanti epico. In Argentina dicono che agli argentini non potete togliere due cose, una parriscia, cioè la carne alla griglia, e un centravanti. E questo, modesto tecnicamente, ma incredibile a livello mentale e psicologico, è stato uno dei più grandi centravanti della storia del calcio biceleste. Non si può raccontare tutte le vicende di quest'uomo, perché non ci credereste, quindi evito, e poi sarebbe lunghina. Vorrei dirvi soltanto una cosa. Nel 1980, a La Plata, in Argentina naturalmente, c'è una squadra, l'Estudiantes, che è stata anche al vertice del mondo per quello che riguarda il calcio. E c'è un ragazzino che mostra dei bei numeri, in porta, ha 7 anni e il numero 1 sulla schiena. Non è un attaccante con manie di protagonismo e la storia di Palermo inizia veramente tra i pali. Passano gli anni e quel ragazzino sembra avere il talento per sognare in grande. Una domenica però mister Alfredo Garcia si ritrova in emergenza. Nel reparto avanzato si vede costretto a buttarlo in mischia, là davanti. Beh, almeno è grosso, magari protegge la palla. L'esperimento riesce, tanto che il signor Garcia si deve mettere alla ricerca di un altro portiere, perché il ragazzino segna 54 gol in quel campionato. E alla Plata 54 gol non li aveva mai visti nessuno. È l'inizio della sua carriera, che termina così. Nel giorno in cui la Bombonera, perché è stato il più grande centravanti della storia del Boca Junior, gli dedica un'ovazione che si può dedicare soltanto, come si fa in Argentina, perché gli inglesi hanno inventato il calcio, ma gli argentini hanno inventato l'amore per il calcio, gli donano una porta dello stadio che lui si porta via, perché con Martín Palermo anche al Boca Junior non è mai passato nessuno.